E salve a tutti ragazzi, finalmente dopo un mese ritorno a fare un bel video. Voi direte, questo che fine ha fatto? Purtroppo sono stato, diciamo, impegnato, tra virgolette, a giocare a Metal Gear, quindi Hardline l'ho messo da parte, quindi di conseguenza non potevo farvi Sniper Montage o comunque parlarvi un po' meglio dell'espansione. Anche perché l'espansione è uscita proprio nel momento in cui Metal Gear stava diventando abbastanza interessante per quanto riguarda la storia, quindi non me la sentivo di lasciarlo e di abbandonarlo, e quindi ho preferito continuare con quello. Però diciamo appunto, ora che Metal Gear l'ho finito, sono quasi arrivato al 90% e l'ho quasi platinato, quindi ho deciso di metterlo un po' da parte per ritornare a Battlefield, ossia a casa. E oggi appunto sono stato un po' a giocare, un bel po' anche negli ultimi giorni, e appunto ho voluto fare uno sniper montage però un po' particolare, ossia sentire dalla mia voce invece della classica canzone, diciamo. E quindi appunto vi volevo spiegare un po' il perché di questa mia assenza. Per prima cosa io non voglio, diciamo, fare il mio canale simile a molti altri youtuber che magari caricano un video al giorno, però magari arrivano al punto di fare video con la ragazza, con il padre, con il gatto, tanto per fare il video ogni giorno e per fare soprattutto visualizzazioni e quindi guadagnare di più. Dato che io non ci guadagno niente su YouTube, lo faccio solo per puro divertimento, quindi nel momento in cui ho qualcosa da mostrarvi o qualcosa da dirvi, come in questo caso, faccio il video. Nessuno mi costringe a farlo tutti i giorni, quindi perché dovrei farlo? Con questo non voglio dire che non mi interessa niente di voi che mi seguite, ma appunto il canale è mio e faccio quello che voglio. Magari fatemi sapere voi cosa ne pensate e cosa vorreste vedere sul mio canale. Comunque, in ogni caso, sappiate che qui sul mio canale appunto non vedrete mai un video al giorno, perché non saprei nemmeno che cosa dirvi più che altro, e anche perché i contenuti sono quelli, cioè Battlefield non è che vi dà così tante possibilità di conversazione, diciamo, e quindi risulterà abbastanza difficile riuscire a fare un video al giorno. Ma ora che ricomincerò a giocarci, sicuramente riuscirò a portarvi qualcosa in più, qualche sniper montage o comunque anche qualche altro video sull'espansione. Proprio di questo vi volevo parlare, anche perché come voi ben sapete, io gioco solo ed esclusivamente con i fucili di precisione. E quindi appunto nell'espansione sono state aggiunte talmente tante armi, cioè sono state aggiunte tantissime armi, però solo un fucile di precisione, che tra l'altro è un fucile di precisione semiautomatico che io odio. Quindi diciamo che non sono la persona adatta per parlarvi un po' meglio di queste armi, perché appunto non sono abituato ad usarle, quindi non potrei farvi un confronto con altre armi che magari già c'erano. Quando usciranno dei fucili di precisione, infatti, fucile di precisione, cioè bolt action, sicuramente ve ne parlerò adeguatamente. Quindi niente, raga, spero che il video sotto vi piaccia, anche perché per me è stato abbastanza difficile ritornare ai livelli di prima, non che ero un pro, però diciamo con i fucili di precisione me la cavavo abbastanza, e diciamo è stato abbastanza drammatico ritrovarsi a non saper più giocare praticamente. E quindi per riuscire a fare questo che state vedendo ci ho messo veramente tantissimo tempo. Quindi spero lo apprezziate. Fatemi sapere cosa ne pensate, cosa vreste vedere in futuro sul mio canale. Tra l'altro giovedì, quindi l'8, uscirà la beta pubblica di Star Wars Battlefront. Non vedo l'ora di provarlo e sicuramente vi porterò qualche video al riguardo. Quindi la beta appunto, come ho detto, è pubblica. Volendo appunto la potete scaricare anche voi. Se non mi sbaglio occupa tipo 7 giga sulla PS4 e sull'Xbox One, quindi non occupa nemmeno tantissimo e durerà fino al 12, quindi avrò il tempo per provarla e darvi qualche prima impressione, anche perché il gioco ha intenzione di acquistarlo, quindi è buono che ci sia la beta, quindi, appunto, per provarlo, per farmi un'idea. Detto questo, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio per la visualizzazione, ringrazio coloro i quali si erano, diciamo, tra virgolette, preoccupati perché non caricassi più video. Sappiate che non smetterò mai di fare video perché appunto mi piace tantissimo. Però appunto mi sono presa una piccola pausa giocando ad altro, ma adesso sono tornato, perciò state attenti.
che se capitate contro di me finisce male. Ovviamente scherzo, perché sicuramente mi arrerete voi a me perché io faccio cagare. Detto questo, alla prossima ragazzi, grazie ancora per la visualizzazione, se volete lasciate un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao!